Ciao a tutti, allora io a breve finalmente me ne andrò in vacanza, grazie al cielo. E recentemente io mi stavo guardando un po' di video che avevo fatto in passato, così solo a casa, in maniera anche un pochino triste, stavo davanti al computer e ridevo di me. E non capisco perché voi ridete. E fra questi ce n'è uno in particolare che mi è rimasto qua. Perché appena l'ho finito mi sono incominciato a venire un sacco di idee per poterne fare un altro. Ed è una cosa che ho procrastinato fino ad adesso. Perché la domanda rimane sempre la stessa. Se i Modi modi di dire che non non esistessero, esistessero, quando sarebbero verrebbero usati usati nella nella vita vita reale? reale? Se i modi di dire fossero reali, part 2! Non ce la facevo più! E così ho gettato la spugna. Oh cazzo, mi è scappata la cacca! Prendila! Sei bella da morire. Oddio, davvero? Ti presento culo e camicia. Ciao! Scusa, mi fai fare un tiro? Cosa questo? No, è acqua passata. Capito? Ma tu fai sempre la cresta con i soldi che ti do. Aggiungiamo un pochino di olio e di gomiti. Trombatela. Scopatela, chiavatela, limonatela. Gianni, dai, smettila di piangere che mi commuovi! Non è vero! Non sono matto! Non lo sono! Dai un colpo alla cieca! Guarda che quello è un tipo tosto, senza peli sulla lingua. Mi sono fatto il mazzo, guarda! Ho preso un granchio! Dai su, abbassa le ali! Oh, ma smetti a mordere il freno! Ma che? È un discorso del cazzo. Perché? Praticamente. In gambe e spalla si va! In culo alla balena! Ah! Oh, basta con quest'alza bandiera mattutino! La smetti di fare il vento al ristorante? Motte con la pizza! Che la dura la vince! Un bel nodo alla gola! No, io prendo il fungo, il gioco non vale la candela. Metti la testa a posto! Sì! Ah, una cosa solamente stupida che volevo dirvi. Allora, esiste una cosa meravigliosa, il carnevale. Pulcinella, Arlecchino, Compagnia Bella, ecco. E cosa facevano i miei nonni con le loro figlie da piccoli a carnevale? Creavano Halloween. Fondamentalmente, mia mamma a 13 anni ha creato questa. Cioè, questo è stato il divertimento di mia madre per il suo carnevale. E mia madre è contro Halloween, perché te lo credo, lei faceva questo carnevale, quindi molto probabilmente loro sarebbero come gli Argento, a dare Argento, Asia Argento, secondo me mangiano nelle bare, ecco. E credo che anche mia madre e i miei nonni facessero la stessa cosa. E niente. Vabbè. E niente, io è dai secoli che non festeggio il carnevale, sono molto solo. Tu sarai la mia unica amica.